giorni si è abbattuto il ciclone Nettuno. Ci troviamo precisamente nel lungomare nord di Roseto, nel tratto compreso tra il Castello Federiciano e la Piazzetta dei Pescatori, uno dei punti più critici del lungomare rosetano. Come vedete alle mie spalle, il ciclone ha divelto completamente la barriera frangiflutti posta a difesa della costa e ha eroso il materiale della spiaggia, arrivando a lambire la strada e impedendone il passaggio per molte ore. Ma questo è soltanto uno dei punti più critici a Roseto, dove il ciclone ha colpito diverse zone del territorio rosetano. Andiamo a vedere insieme qual è la situazione. Questa che vedete è la zona sud del lungomare rosetano, la zona dove si insediano la maggior parte degli stabilimenti balneari. Qui le immagini ci mostrano un quadro raccapricciante, con le onde del mare che sono arrivate fino all'interno degli stabilimenti, distruggendo al loro passaggio ogni cosa. Ma proseguiamo con le immagini il nostro tour del passaggio di Nettuno a Roseto. Come potete vedere, il mare è arrivato fino al ridosso della strada e ha invaso la pineta di fronte, provocando il crollo di numerosi alberi. Anche in questo stabilimento balneare il bilancio dei danni è altissimo, con il mare che ha completamente distrutto le barriere, i muri e la struttura che compone il lido, che è situato a pochi passi dal Castello Federiciano. Questa che vedete invece è la strada che collega la Borgata Marina con il centro storico. Come potete vedere dalle immagini, Nettuno ha fatto letteralmente franare un pezzo della strada, rendendola inaccessibile e pericolosa al transito. Vi abbiamo mostrato un breve bilancio dei danni causati dal ciclone Nettuno qui a Roseto. In questo momento sono costantemente al lavoro gli operai e i mezzi del comune per mettere in sicurezza le zone più critiche. Ovviamente vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione. Per il momento è tutto, Giovanni Pirillo, RCS Channel.